10 secondi alla fine del terzo quarto. Fernandez va sul lato destro, poi apre il pick and roll per Barlos che sbaglia, ancora rimbalzo d'attacco per Breccia e realizza Jenkins sulla sirena, ancora una volta un rimbalzo d'attacco. L'attacco della Fileni BPIesi, ribaltamento di Sanders per Griffin che con una finta batte Barlos che poi recupera bene, lo ostacola nel tentativo di schiacciare e Griffin sbaglia, recupera quindi Breccia. Ribaltamento per il tiro da tre punti di Jenkins, 5 punti in fila di Jenkins allo scadere del terzo quarto e in apertura di questo ultimo periodo, 5 punti in fila di Jenkins che valgono il vantaggio di Brescia 46-44, ma dall'altra parte subito Griffin si prende a riscatto dopo l'azione precedente. 10 secondi per il tiro bresciano, il taglio di Barlos che fa saltare l'avversario, la bella imbeccata di Fernandez. Sanders, il blocco di Maggioli, va in penetrazione Sanders, ancora una percussione alla McConnell, la palla in angolo a Griffin, Griffin in palleggio, sfida Berkic, prende un tiro e punisce. Serve un tiratore per questi 8 secondi che rimangono all'attacco di Iesi e puntualmente Cioppi inserisce Hoover, Sanders in penetrazione, fa lo slalom, batte tutti e realizza, è il momento di Sanders. Prima giornata di Lega 2 Eurobasket 2012-2013, il campionato che accende l'Italia. Griffin dentro per Maggioli, si gira in gancio, plastico direi, movimento da manuale. 56-48 per la Fileni BPIesi, fa saltare Griffin Berkic che però poi va al tiro molto scoordinato, si espone al contropiede Breccia e lo subisce con la schiacciata di Eric Griffin che fa esultare il pala Tricoli. Sanders raddoppio, molto bravo Barlos ad andare a raddoppiare, a mandare in tilt il playmaker americano di Iesi. Valentini chiude il palleggio, Maggioli in post alto, dentro per il taglio di Griffin, la finta, l'extension in controtempo e il fallo, si è fermato, sospeso in aria Eric Griffin, canestro buono e fallo. Solo 9 punti realizzati in quasi 8 minuti di gioco da Brescia. Jenkins prova a riscattarsi, il talento ce l'ha tutto e anche l'orgoglio, lo dimostra con questa tripla che porta Brescia sul meno 8 a 2 minuti e 15 dalla fine. Griffin ha un'autostrada, vola ancora, realizza e subisce il fallo. Ci prova Brescia a crederci ancora. La tripla che vale ancora il meno 8, 1 minuto e 45 secondi alla fine. Sanders per Maggioli, giro e anche in questo caso a occhi chiusi, come diceva coach Demi Scavina.